sempre a pattinare. Ok, o Carolina Costner sono le macchine al GTA 4. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Quarta ed ultima missione della miniserie di Francis McCreary. La scorsa missione vi ho mostrato un trucchettino. Come passare Holland Nights, tipo in 2 minuti, senza perdere neanche una pisciatina di vita. A parte che non siate coglioni e cascate lì sotto dalla gru, li spiace. Oggi siamo con un'altra missione che ha diversi modi per essere completata. Un pochino tutte le missioni, ragazzi, ce l'hanno questo aspetto a GTA 4, dove tu puoi, bene o male, fare le missioni in modo alternativo. Ve lo mostrai già con Squill of the Streets, quando invece che entrare dalla porta entrate dal tetto. Ve l'ho mostrato con Holland Nights entrando dalla gru. E oggi, ragazzi, andremo per Lure. Vi chiedo solo, come sempre, like, iscrizione e campanella e possiamo andare. Ci eravamo lasciati qui, ragazzi, sul fine della scorsa missione, grazie al taxi che ci ha portato da Francis McCreary, che oggi non ci vuole incontrare nel suo ufficio, ma bene sì, in un posto, posso definirlo un po' più carino? Sì, dai. Jump. Lure. Che nome, ragazzi, mi piace tantissimo. Lure, che vuol dire adescare. I send you to destroy an organization and you only make the boss disappear. Now his chief lieutenant is holed up in an apartment and he wants to speak to the feds. Whoa, hold on. An organization? No, you fucking idiot! I paid you to do a man's job, you amateur, you fucking boy! No. You sent me to kill one guy. One guy who would put you in prison. Bullshit! Ha ragione Nico, però, eh? Alright, I'll tell you what, genius. I'll tell you fucking what. Tell it to the judge. Tell him I only sent you to kill one guy, so it ain't your fault. I wonder what he'll say. Maybe he'll let you walk on account of you being brain dead and totally fucking mentally retarded. Maybe he will. Either way, you're screwed. Whoa. Look, you gotta do this for me. For us. Ve l'avevo detto che non era l'ultima volta. One more. The guy's a fucking low life. He means nothing. If there is a God and he loves us, if there is, he'd want this cut dead. Guy sells heroin to kids. The world is full of bad people. But we've got a lot to lose. I don't have any. Beh, gli vende solo droga? O fa anche altro? Io, nel dubbio, faccio questo, che è sempre legale. You call. I don't care. You bastard. Bastard. The guy lives in an apartment on Denver between V and W. He's holed up there pretty tight. I left a rifle for you in the trunk of a car at the corner of Albany and M. Go there, give me a call. Tutto così easy. 27 ci sta. Saliamo. Calculating route. Qua c'è da guidare per forza. Sempre a pattinare. Ok, o Carolina Costner sono le macchine al GTA 4. Dove c'è da andare? Ah beh, è vicino, dai. Ok, siamo arrivati, c'è da parcheggiare, prendere il fucile e salire. I found the place. Okay, the mope's holed up in his apartment. It's on the 4th floor on the east side of the street. Go up onto the roof of the building opposite to get a shot at him. What if he isn't standing by the window? Then use your damn imagination to get him to the window. Keith, call me when it's done. Dall'altra parte. Perfetto. Allora, qua puoi fare diverse cose. Puoi sparare alla TV. Sparare al satellite, così la TV si disconnette e lui si affaccia. O potresti, volendo, anche chiamarlo al telefono.
però c'è da vedere dove sono i numeri, perché trovare il numero non è semplice. Di sicuro non sono qui. Quando la vidi anni fa sta missione, c'era un numero che di sicuro non mi posso ricordare a memoria. Diciamo che la soluzione è un pochino più figa, quella di chiamarlo al telefono. Semmai ve lo vado a recuperare per voi. Comunque l'appartamento è quello. Ok, mi segno semmai il numero. 545-555-0122. Allora, 555-545-0122. Chiama. No. Eccolo, ecco, ecco, era invertito. Era 545555. E non so perché ragazzi ho fatto 555, vabbè. Detto questo, questo è il modo più figo per ucciderlo. Ci sono anche altri metodi, volendo. Tipo quello di sparare all'antenna, sparare alla TV, inventarsi qualcosa. E comunque non è un numero facile da memorizzare tipo su due piedi. Missione completata. Did the right thing. I hope that the kids out there get this message and realize that there are better paths to take. I'm not interested in your sermon, Mr. McCreary. Let's not pretend that this was anything other than business. There's nothing wrong with admitting that you've done some good. The community thanks you. 1% better. If 100 people manage that, it'd be 100%. Grazie per il complimento. Comunque sì, adesso vado a salvare, perché sapete un po' come funziona qui. Quindi mi vado a rifugiare al rifugio. E con questo vi ringrazio ragazzi, lasciate like al video, iscrivetevi al canale, mi raccomando ragazzi, anche la campanella. Ci vediamo alla prossima. Bacione ragazzi, statemi bene.